durante questo panel abbiamo parlato del futuro del giornalismo, della crisi dell'editoria, quindi abbiamo dato speranze da un lato ma molto poche ai giovani giornalisti. Forse solo chi non si è spaventato continuerà in questa professione. Ma io credo che con un linguaggio un po' brusco, invece di aver dato insieme agli altri amici che hanno partecipato al dibattito una prospettiva, cioè il fatto, noi abbiamo detto, nel mercato tradizionale non c'è speranza, ragazzi, però non è che lo diciamo noi, non ci vuole Mago Merlino, basta leggere i dati. Quello che diciamo è che se voi vi auto-organizzate il vostro profilo professionale, sta crescendo una domanda di un giornalista broker, cioè di un giornalista capace di governare flussi, tecnologie e applicazioni, che rende il prodotto sempre più particolare. Ovviamente cambia l'economia, togliamoci dall'idea quel contratto, quegli stipendi, quelle retribuzioni, quelle garanzie, entriamo in una logica molto più negoziale e per certi versi anche, come dire, occasionale se non proprio precaria. Quindi la professione del giornalista, parliamoci chiaramente, non potrà divenire più una professione unica per un giovane? Dovrà essere associata a qualche altro lavoro per... Più che a qualche altro lavoro, a qualche altro utilizzo. Si fa giornalismo per abilitare dei soggetti, un ente locale, un'associazione, un'azienda, un comune, una comunità delle persone ad entrare nel circuito informativo. Questo significa che si diventa in qualche modo più tutor di quel soggetto che professionista esclusivo. Ovviamente gli itinerari saranno molto meno rigidi di quanto non fossero prima. Grazie. Con Francesco Piccinini, digital manager di Caltagirone Editore. Il panel che è finito poc'anzi, sei intervenuto e hai spiegato in breve che sostanzialmente il giornalismo è una professione dura, difficile. E bisogna studiare. Quali speranze per i giovani che si affacciano a questo mestiere? Ma come ho detto durante il panel, credo che una delle speranze sia proprio quella di guardare non solo ai nuovi mezzi di comunicazione, ma la capacità di reperire informazioni, produrre e diffonderle in rete. Oggi come oggi non è assolutamente facile, la professione è radicalmente cambiata e bisogna capire verso dove stiamo andando. Io credo che un giovane debba immettersi con le prospettive giuste all'interno di questo lavoro, quindi non aspettarsi una professionalità che poteva essere quella di 20 anni fa e allo stesso tempo capire che ci sono delle complessità e delle nuove metodologie di produzione delle notizie che vanno colte. Quindi dall'esempio che facevo prima, la capacità per esempio di Paul Lewis di reperire informazioni in rete al momento del London Riot è stata fondamentale per la costruzione poi della narrazione e della ridistribuzione della narrazione. E raccontavi anche la tua esperienza, tu sei giovanissimo, dicevi 31 anni e sei partito anche, hai avuto anche molta fortuna come stesso tu hai ammesso, raccontacelo un po'. Ma diciamo che ho avuto la fortuna di fondare, grazie a Carlo Revelli, 5 anni fa oramai, AgoraVox Italia, che è stato un sito di giornalismo partecipativo. Da quel momento è stata un'esperienza più fattiva nel campo dell'editoria. Ha avuto relativamente prima qualche altra esperienza, da quel momento diffondere la mia conoscenza della rete soprattutto, e penso che sia stato quella il perno fondante anche della mia evoluzione professionale. Quindi su questo bisogna puntare, sui nuovi media e sui nuovi strumenti che la tecnologia offre in relazione alle notizie, insomma, sostanzialmente. Esatto, puntare sui nuovi media, puntare sulla capacità di produzione e distribuzione delle notizie. Perfetto, grazie mille. Allora, siamo con Mauro Parissone, direttore di H24. Durante il panel che si è appena concluso, lei diceva sostanzialmente che lei non ha mai ricevuto molti curriculum, ma mai nessuno che si è proposto per andare, ad esempio, a vivere un anno a Lampedusa. Ma esattamente quali sono i requisiti che lei ricerca in un candidato giornalista? Dunque, diciamo questo, noi siamo assolutamente molto molto concentrati su un ragionamento che ci porta a capire quello di cui il mercato ha bisogno. Quindi non sono tanto io che sto cercando, è in generale il mercato che avrebbe bisogno, il mercato editoriale che avrebbe bisogno probabilmente di proposte molto più precise e molto meno generiche e fantasiose. Quindi il punto è, come dicevamo oggi,
non si tratta più di cercare un posto di lavoro, si tratta di provare a inventarsi un lavoro. In questo senso, l'esempio di Lampedusa, l'esempio di altre situazioni in cui stanno accadendo dei fatti, cioè anziché dire mi volete? Mi volete assumere? Vi serve? Provate a dire a chi si occupa di questo mestiere e sta cercando contenuti, io vorrei andare a fare questo, vi interessa? È una maniera molto più concreta e anche molto più, poi alla fine, più fattiva, perché sennò continuiamo a navigare nel vago. Questa è la mia impressione. Quindi, così facendo, ci sono, secondo lei, delle speranze per i nuovi giornalisti? Allora, i nuovi giornalisti devono iniziare a ragionare su come reinventarsi. Quindi, il fatto di dare priorità alle notizie, di dare una gerarchia, di selezionare le notizie, di verificarle, che non significa sempre solo andare ogni volta a verificare sul posto, perché le verifiche ad oggi si possono fare anche con altri strumenti, quella è sicuramente una strada, una delle strade per le quali persone che hanno fatto le scuole di giornalismo possono provare a reinventarsi. È un tentativo, il mercato però si sta stringendo sempre di più, quindi c'è anche un fattore tempo. Grazie mille.